Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi questa bella scheda madre dell'Asus, la Maximus 8 Hero, scheda madre studiata soprattutto per il gaming, e quindi direi andiamo ad aprirla subito. Non ha una scatola come tutte le altre schede madri che si aprono normalmente, no, qui si ha una finestrella che quindi vi fa già prevedere un po' quello che ci sarà all'interno della scatola. Veramente che mi costa più la scatola che la scheda madre. Comunque, da qui possiamo dare una veloce vista alle varie funzioni. Qui vi fanno vedere i componenti per quanto riguarda la scheda audio, poi qui vi fanno vedere una normale porta LAN e quella diciamo che avete su questa scheda madre. Poi vi danno qualche impostazione, settaggio del BIOS, qualche tasto veloce. E niente, poi qui avete questa bellissima scheda madre, veramente bella, fatta bene, quindi andiamo ad aprirla. Eccola qua. Abbiamo anche una bella plastica, che è abbastanza spessa, se devo dire, ed eccola qui, questa bellissima scheda madre. Abbiamo dei bei dissipatori, qui sopra abbiamo la parte, diciamo, è un po' di plastica, è una copertura per veleggia, mentre qui abbiamo i veri e propri dissipatori, diciamo, per i MOSFET della scheda madre. E qui abbiamo la sede per la nostra CPU, poi un altro dissipatore, e poi qui abbiamo i tasti di start, stop. Abbiamo anche un tastino per resettare il BIOS. Qui abbiamo un display con i numeri che adesso esattamente non so cosa vada ad indicare. Comunque c'è scritto Q-code, vabbè, adesso vedremo. Alziamo qui la scheda madre, che è messa su un supporto. Adesso ormai dopo andremo ad aprirla per vederla meglio. Sotto la scheda madre ci troviamo un po' di adesivi da mettere magari sui cavi, qui abbiamo anche sulla tastiera, magari i nomi degli hard disk, insomma vi danno qualcosina per abbellire un po' il vostro computer anche dall'interno. Abbiamo tre adesivi qui, sembra della Republic of Games, scusa, Games, sì. Qualche foglietto dell'Asus, qui avete diciamo un po' quello che è le cose principali della scheda madre, sezione della CPU, dell'alimentazione della CPU, alimentazione a 24 pin, le porte SATA, insomma altre cosucce, cose che comunque una persona si legge. Questo è il retro che va messo sul computer, altri bei fogli, perché la sera uno prima di andare a letto sicuramente si legge i fogli. In realtà questa è una cosa un po' importante, perché insieme a questo spinotto qui che vedete vi permette, diciamo, di precollegare tutti i tasti on start, reset, no, le cuffie sono gli altri, start, reset, LED di accensione, di lettura dell'hard disk, diciamo collegarli e poi andarli ad inserire, diciamo, in maniera molto rapida all'interno della scheda madre, senza dover andare a perdere gli occhi e leggere le cose direttamente sulla scheda madre. Qui garanzia, e spero vivamente non serva mai. CD dei driver con tanto di adesivo anche in rilievo, devo dire molto bello questi qua. Peccato non siano con il blu, che sarebbero meglio sul mio computer. Poi abbiamo tutto il libretto, diciamo, a manuale, non so, tutto il libretto prima della scheda madre, settaggi del BIOS e collegamenti vari e altre cosucce sempre che potete leggere. Qui ne abbiamo due cavi SATA, qui ne abbiamo altri due che fanno 4 e altri due fanno 8, quindi potete collegare al disk finché volete. Abbiamo il cavo per fare lo SLI, quindi collegare due schede video insieme della Republic of Gamers, e appunto fatto apposta con la scritta della scheda madre, altrimenti di solito sono quelli della Nvidia o quelli dell'ATI in base alle schede video che acquistate. Qui abbiamo due vitini, non so, sinceramente non so cosa servono, comunque vabbè, sono delle vitine un po' così.
E qui abbiamo un supporto, sembra per facilitare l'inserimento della CPU da quanto si può leggere, insomma, in teoria mal incastrata la CPU qui sopra e poi l'andate a posizionare al di sopra della scheda madre, magari senza andare a rischiare a piegare i piedini che veramente sono cose millimetriche. Ora vediamo se riusciamo ad estrarre la scheda madre da qui senza distruggere niente. Ok, eccola qua, sono qui che ci sono, abbiamo anche il telo sotto. Allora, qui abbiamo porta SATA finché volete, questa porta che sinceramente non so cosa sia, comunque vabbè, sarà qualche porta particolare, qualche attacco socket T3, vabbè, vedremo poi cosa sarà. Niente. Alimentazione, abbiamo MEM ok, abbiamo anche forse un test delle memorie, il tastino qui in alto, tasti di start e reset direttamente dalla scheda madre nel caso qualcosa non funzionasse, e spero funzioni tutto. Poi qui di fianco abbiamo USB, BIOS, anche un tasto di reset del BIOS da dietro. Questo è molto 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 utile. USB, DVI. Qui abbiamo un nuovo USB, dovrebbe essere la 3.1 messa anche in rosso, ed è la prima volta anche che la vedo. Qui abbiamo l'USB 3.0 e poi qui abbiamo la porta Ethernet e audio, digital audio, optical audio, e quello è quello che ha, insomma, tutto anche ben ricoperto. Devo dire, è veramente una bella scheda madre, un ottimo acquisto, ragazzi, si vede anche quando una cosa viene pagata magari un po' più delle altre. E poi un'altra cosa, mi hanno dato anche questo da appendere sulla porta, cosa molto importante se siete in camera vostra. E praticamente da una parte dice non sto giocando, puoi entrare, dall'altra non osare nemmeno a pensare di entrare che sono in multiplayer e sto facendo anche una bella partita. Vabbè ragazzi, personalmente per il momento consiglio l'acquisto, poi potrò dirvi altro, diciamo, con il passare delle settimane, quindi provandola e tutt'altro. E niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!